Le 19:20 alla rubrica di Daniela Sprio, Cultural Travel, c'è un ospite, un regista delle nostre parti di Licata, però diamo il lusso a Daniela di presentarlo perché è la sua volta. Prego Daniela. Assolutamente. Buonasera a tutti, tutti quelli che ci stanno ascoltando, sempre molto più curiosi. Allora, qui con me oggi appunto Bernardo Scrimali, un giovane regista licatese. Si descrive come un bambino irriverente e testardo. Ciao Bernardo, benvenuto. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Allora, testardo e irriverente, questo dove ti ha portato? Diciamo che mi ha portato molto avanti nella vita, sia a formare questo mio progetto che ne parleremo adesso e anche diciamo a fare esperienza sia nella mia videoteca che l'ho tenuto per 5 anni e anche nel settore dell'home entertainment. Quindi fin da piccolo la passione per i film, ma esattamente quando nasce? La passione per i film credo che nasca da sempre, infatti da piccolo mi ricordo che mio padre all'età di 3 anni mi comprò la prima VHS, Biancaneve e i Sette Nani, e poi altre VHS di cartoni animati. Io non li vidi perché passai subito al cinema italiano con Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, La Regina dei Parenti. Film anni 80, quindi anni 70, sì, insomma, dell'89, quindi siamo lì. Ci siamo. Quindi crescendo comincia a dedicarti a diverse attività, tenendosi sempre impegnato e attivo. Come dicevi già prima, apri il primo tuo negozio di una videoteca, insomma, nel 2007, dico bene, e poi cominci a lavorare nel settore dell'home entertainment. Da lì poi, insomma, ti sei un po' più interessato e appassionato ancora di più al mondo del cinema. Che cosa succede esattamente? Allora, in pratica mi trovo in un bar un pomeriggio con una mia amica e decidiamo di cominciare a girare alcuni cortometraggi. Non avevamo nulla, avevamo solo una videocamera, queste diciamo amatoriali. Così ci siamo messi a girare, a filmare il primo cortometraggio che si chiama My Life, e in quel momento nasceva Cortomania Licata. Cos'è Cortomania Licata? Ce ne vuoi parlare? Cortomania Licata è un'associazione no profit che opera nel settore del sociale, culturale e del tempo libero. Nasce da una mia idea, come ho detto prima, a Licata il 6 febbraio del 2013. Noi realizziamo cortometraggi e spot sociali per passione e per diletto, presentandoli attraverso il web. Infatti è così che insomma sono venuta a conoscenza. Io ti conoscevo per altri, da altri punti di vista, no? Perché hai una passione per i Labrador, per cui ti conoscevo da quel punto di vista. Quando poi su Facebook ho potuto scoprire Cortomania Licata sono rimasta sorpresa, perché comunque è un'associazione no profit che si occupa di spot anche nel sociale. Questo mi sembra molto importante. Assolutamente sì. Infatti in questo momento stiamo lavorando ad un cortometraggio contro la violenza sulle donne che verrà presentato in prima visione al Fly Cinema di Licata per fine novembre e poi sarà online sul nostro sito www.cortomanialicata.com e sui nostri social network. Quando è che nasce esattamente come associazione Cortomania Licata? L'associazione viene fatta nel gennaio di quest'anno per problema di fondi, essendo un'associazione no profit, diciamo che abbiamo avuto la collaborazione di varie aziende e ci siamo autotassati per poter portare avanti anche questo obiettivo. Beh, qualcosa in cui credete molto. Assolutamente sì. Ci vuoi ricordare chi fa parte dello staff? Perché poi si offendono a casa, sì, se non si sentono nominare. Ci citiamo tutti, sennò poi mi danno. Allora, lo staff è composto da me, Domenico Giambra, Anna Maria Russotto, Giussi Scrimali, Edoardo D'Ippolito, Gianni Greco, Antonino Jacopinelli, Luciano La Rocca, Alberto Pitrola, Katia Marino, Melania Cammarata, Angelo Sanfilippo, Gianluca Zambetta, Pierangelo Maffitano e Adriana Paratore. Tu esattamente sei il regista di Cortomania Licata, poi anche produttore. Direttore della fotografia, direttore di produzione, operatore di ripresa, montaggio, sceneggiatore, il tutto fare. Diciamo. ti occupi un po' di tutto. Avete iniziato, dicevi prima, con un cortometraggio dal titolo My Life? Sì. Ce ne vuoi parlare un attimo? My Life è praticamente il primo cortometraggio a livello amatoriale perché non avevamo nessuna attrezzatura, però con protagonista il mio Labrador e anche un bambino, diciamo che parla della violenza sugli animali e contro la violenza sugli animali. Tommy, il tuo Labrador, sì. Ricordo bene. Esatto. Ok. Poi siete andati avanti con altro, avete fatto anche uno spot, noi abbiamo scelto Cortomania Licata che era proprio uno spot che aveva l'obiettivo. Un'ultima cosa, vuoi ricordare chi sono gli attori che fanno parte di quest'ultimo corto che avete realizzato, La mano sì. di un uomo?
Gli attori principali sono Pippo Brancato, Luisa Biondi, Giuseppe Verderame e Raffaele Bilotta. E poi vi siete anche appoggiati a delle associazioni teatrali, ce le vuoi ricordare? Sì, le associazioni teatrali di cui siamo anche partnership sono Liberamente, Il Dilemma e La Svolta, ma siamo anche partnership dell'associazione Startup Plus e del Fly Cinema. Ok, come effettuate casting? Un'ultima domanda, chi volesse appunto per curiosità approcciarsi alla Cortomania Licata e vedere un pochettino come funziona, dove può trovarvi, come? Ci può contattare tramite i nostri social oppure sul nostro sito www.cortomanialicata.com alla sezione contatti, risponderà la segretaria di produzione e fisserà un appuntamento. Ok, bene, quindi il corto esce a fine novembre, per cui in bocca al lupo, spero di poter venire grazie a vederlo al Fly Cinema, e mi è fatto piacere avervi qui, assolutamente. Piacere mio, grazie per la possibilità che ci avete dato. Ok, adesso ascoltiamo un brano e poi ci rivediamo dopo.